Benvenute sul canale anche oggi, voglio passare una mattina di domenica con voi. Ho preparato i miei pancake, ho fatto un po' di Pilates perché io di là ho il macchinario dell'Ario Pilates, mi sono docciata. Stanotte ho messo sui capelli perché poi voglio lavarli con voi e voglio fare una piega con il Dyson, così lo vediamo in azione. Ma prima voglio passare con voi questa mattinata tra la mia colazione e la mia beauty routine veloce stamattina, perché io ho già deterso il mio viso prima di andare a fare, cioè finita la doccia e niente. Volevo provare due o tre prodotti con voi, parlarvi particolarmente di una maschera che è un po' di mesi che sto testando, mi sto trovando benissimo e diciamo che anche se è un prodotto low cost, che è la maschera Fructis della Garnier Eye Food alla banana, e l'ho testata in vari modi, sia prima che cioè prima dello shampoo, come in pacco notturno, infatti stanotte l'ho messo su con dell'olio di cocco. Adesso bagno un po' i capelli, ne aggiungerò ancora un po', poi vado a fare il mio shampoo e poi vi parlerò dettagliatamente di questo shampoo. Io sono un po' contro queste marche, diciamo da supermercato, però mi devo assolutamente correggere perché ho scoperto l'ultradolce della Garnier di questa linea, appunto senza parabeni, che è lo shampoo idratante acqua di cocco, e io ho dei capelli veramente difficili, ricci, ma che hanno bisogno di tanta idratazione e nello stesso tempo non ho bisogno di agenti chimici sui capelli perché ho tante allergie. Quindi ve ne parlerò molto bene perché è mesi che lo testiamo, è già il secondo barattolo e diciamo che ha una performance, è molto molto attivo come shampoo idratante, ma è anche qualcosa di più. Allora, facciamo un po' di stamattina. Un po' di detersione e ho trovato, sempre parlando di prodotti low cost, questo buonissimo latte detergente, eccolo qui, della Cien, che è fatto al latte di asina bio, bio dagli ingredienti, bio anche dalla performance. Allora ci stendiamo il nostro fondotinta, facciamo una beauty veloce perché appunto io ho già deterso il mio viso, apriamo un po' d'acqua, uso oggi il mio massaggiatore della Rio che assomiglia molto a una marca famosa che avrete già visto sui social, metto il numero 1 e vado a massaggiarmi il viso. Praticamente questo massaggio vi aumenterà la circolazione. Vado anche bene sotto gli occhi con la sua punta. Vado a massaggiare bene il mio arco sopraccigliare. Stessa cosa di qua. È una coccola. È un massaggio che mi concedo non tutti i giorni perché io uso sempre il mio Clarisonic. Mi piace massaggiare. Non vado a sciacquare il fondotinta per il momento perché voglio provare l'uno scrub che vi avevo già parlato, il Cocoonut, che è questa marca vegana al 100% che si trova alla OVS. È una crema scrub nutriente al cocco. Vado a metterla direttamente sul mio fondotinta, sul mio detergente in granellini molto piccoli. Quando volete che lo scrub sia più delicato e che non vi aggredisca troppo la pelle, perché io ieri ho già fatto un po' di pulizia viso, me lo massaggio con movimenti circolari, vado a sciacquare. Uso il pannetto della Cien, anche lui preso all'LD. Sciacquiamo molto bene i prodotti. Ecco qua.
Adesso lascio la mia pelle così, nel frattempo vado a vedere il mio pancake che nel forno sarà praticamente bruciato. Asciugo il mio viso delicatamente, lascio la pelle leggermente bagnata e do un tocchettino di tonico. Questo è il tonico della Elemis al ginger. Che già conoscete, picchiettate, vedete la pelle è già molto ossigenata. Aggiungo un briciolo ancora della mia maschera alla banana, tanto lei sta in posa. Il mio capello riccio, allora ieri l'ho messa sul capello bagnato, infatti stanotte avevo un mal di testa terribile. Adesso i capelli si sono leggermente asciugati, vado ad aggiungergliene ancora un po' in modo che poi quando faccio lo shampoo parto già da una base un pochettino bagnata. Care amiche, andiamo di là a far colazione. Eccoci pronti per la colazione di oggi, la colazione della domenica, ma anche un pochettino di tutti i giorni. Oggi ho fatto dei buonissimi pancake, anche se non si prende con le mani. Ho abbinato delle 8 mandorle e 2 albicocche praticamente essiccate. Quindi ho delle vitamine, ho degli acidi grassi con le noci, ho il pancake che è una parte proteica della colazione, come avevamo già visto nella primo nostro appuntamento, e aggiungo al mio pancake oggi praticamente la mia crema della Slimmy Crema, che è una crema proteica al cioccolato bianco. Oggi facciamo appunto un Gaia, vedo che Gaia è una gatta curiosa perché è giovane, ma è una cosa pazzesca. Io non vorrei che questa fosse attirata dai dolci. Strano che è un gatto, ma lei ama i dolci. Naturalmente li annusa. Eccola qua, la mia crema proteica, al quale oggi aggiungo anche un po' di mandorle. Oggi aggiungiamo un po' di mandorle praticamente già, vedete, un po' di mandorle tritate, e questa è la mia parte proteica. Accompagno questa mia colazione veloce di oggi. Voglio solo assaggiarlo perché ho usato la farina di cocco e la farina d'avena. Aggiungo un po' del mio tè. Delizioso, lui è alla menta ed è il mio amatissimo fichia. Direi che oggi siamo pronti per la piega col Daiso. Adesso vado a farmi lo shampoo, finisco la mia colazione e dopo una buona lezione di Pilates, poi vediamo la nostra piega col Daiso. Oggi voglio passare questo pezzo di mattina con voi perché voglio farvi vedere questa maschera in azione che è già stata tutta la notte, quindi usata da impacco per shampoo, e parlarvi di questi prodotti low cost. Eccoci arrivati per la piega, ho sciacquato il mio balsamo, mi sono messa un po' di trucco e adesso procediamo con la piega Dyson. Arrivati alla piega, ho usato, dopo aver sciacquato il mio balsamo della SBC al propoli, ho usato il mio Aquis, che è questo panno per capelli che ha questa microfibra, vedete, retina particolare che non vi praticamente fa increspare i capelli perché ha appunto questa trama. Basta che lo lasciate 5 minuti e assorbe l'acqua, ma lascia quella giusta perché sappiate che è proprio questo che non fa perdere idratazione ai capelli.
Ora do una spruzzata degli Unite, che è un prodotto praticamente condizionante. Gliene metto un po' praticamente da metà lunghezza in giù. Lo massaggio un pochino. Aggiungo anche un po' di bifase HC all'allevone. Questo lo metto anche un pochettino. Poi voglio farmi oggi una piega, un giorno vi faccio vedere poi i ricci, ma oggi voglio fare una piega con voi a onde. Uso la mia airbrush, che in questo caso è diversa da quella che ho usato per sciacquare, ed è questa a setole naturali. È arrivata Gaia, che lei nei momenti di bellezza non resiste. Prima ero di là che mi lavavo i capelli e lei veniva a vedere cosa facevo. Annusa tutti i prodotti che uso, è una curiosona, non so se doveva fare la pasticcera nella sua vita o l'assaggiatore di profumi. Ok, non mi ha aggredito i capelli, vedete con queste setole naturali e questi dentini particolari, l'airbrush B. Ok, adesso andiamo a prendere il Fong, il nemico dei gatti. Non è nemico mio, perché questo è il famoso Dyson con la sua scatolina, vedete, in pelle, molto carina, con tutte le sue punte che andiamo a vedere, sono, vedete, calamitate. Questa è la punta col beccuccio più largo per praticamente stirare i capelli. No, quella è la punta col beccuccio piccolo, questa è quella col beccuccio largo. Ma io adesso vado a dargli un tocco con il diffusore. Vado a velocità 1, perché non voglio aggredire i miei capelli ricci. Vado ad asciugare tenendo fermo, non muovendo i capelli, soprattutto la radice. Perché a me piace le onde, ma anche avere un po' di volume alla base. Quindi ogni tanto ricordatevi con l'aria fredda di dargli un colpetto d'aria fredda. Quando avete deciso quanto volume dargli alla base, passate di nuovo un po' d'aria calda, sollevate. Senza muovere troppo i capelli, mi raccomando, perché sennò si increspano i capelli. E poi fisso con l'aria fredda. Alzo con l'aria calda a 1 e vedete, fisso con l'aria fredda. Il segreto per dare una buona radice è questo. Muovete i capelli, però state ferme con il phon. Muovete i capelli e state ferme con il phon in tutte le direzioni. L'aria fredda raffredda i miei capelli e direi che sono pronta per la mia piega. Do ancora un po' di. Se vedete che avete asciugato troppo, mi raccomando, aggiungete. Vedete, c'è già un. Oggi voglio fare praticamente, direi, la riga alla metà dei miei capelli. Quindi pettino in questo modo i miei capelli. Ok, adesso prendo il beccuccio dell'aria, quella con con la parte grande, ecco qui, e vado un pochettino a stirare la radice, sempre a 1. Vedete, stiro un po' le mie radici e adesso passo con l'inquadratura sul davanti tornati. Ho aggiunto ancora un po' d'acqua perché avevo asciugato troppo. Mi raccomando, alle punte, non asciugate troppo le punte.
Aggiungo un po' di mater matura, questi semi di lino naturali sulle punte, diciamo da metà capello in giù. Questi sono i fiori di vaniglia naturali, vedete, sembra quasi un fondotinta. C'è la gatta che è salita sullo specchio, adesso mi butta giù tutto. Giù, 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 giù. Ecco, adesso arriva, forza, salta, salta! Eccola qua. Lei è alla beauty routine, non capisce più niente. Partiamo, ragazze. Prendiamo la spazzola grande, prendiamo il nostro Dyson a velocità 1, aria 1, perché avete il pulsante, questo, vedete, aumenta dell'aria, e il pulsante. Io metto sempre a 1 la temperatura e a 1 l'aria. Parto con i miei capelli, comincio a dividerli con la nostra spazzola. Prendo la prima parte di capelli fino a metà testa, faccio prima la parte dietro. Ora vi faccio vedere il movimento per fare le onde col Dyson e poi io proseguo. Io prima passo la spazzola grande. Con questo, vedete, movimento per facilitarmi, visto che non riesco al movimento, arrotolo già i capelli in questo modo verso l'interno. Poi con l'altra spazzola andiamo a dargli l'altro movimento. Eccoci qui, ho cominciato a girare i miei capelli col movimento rotatorio che è questo, con la spazzola grande. Scaldo perché il Dyson, avendo quest'aria particolarmente che si corregge da sola, raffreddo. Allora lascio, vado avanti ancora in questo modo, poi vi faccio vedere. Facciamone ancora uno. E vado col movimento rotatorio verso l'esterno perché voglio le onde che vanno verso l'esterno. Vedete? Giù l'altra parte dei capelli, proseguo sulla testa. Praticamente utilizzando la direzione opposta dall'altra parte della testa, sempre con la spazzola che gira verso l'esterno, ok? Beccuccio anche vicino ai capelli, non abbiate paura, non succede nulla perché lui controlla la temperatura. Di nuovo aria calda e infine aria fredda. Faccio il movimento circolare verso l'esterno e lascio il mio capello. Proseguo con la capigliatura, me la divido. Prima utilizzo questa spazzola grande perché a me piacciono delle onde molto naturali, non tanto strette. Vedete? Ora comincio il movimento. Lo so. Mi fermo, scaldo e raffreddo. Prendo la spazzola grande, continuo il mio movimento verso l'esterno. Proseguo dall'altra parte, vedete, sempre scaldando e poi raffreddando usando i due tasti. Adesso praticamente o proseguo con la metà testa, andiamo ancora avanti. Ok. Raffreddo e adesso prendiamo la spazzola piccola. Questo di solito lo faccio alla fine, ma ve lo faccio vedere su questa metà testa. Riprendo le mie, riaccendo il mio Dyson sempre a 1, proseguo facendo bacio con la mia spazzola che sta ruotando verso l'esterno, arrivo al fondo, raffreddo tutta la ciocca. Perché io raffreddo? Perché raffreddando fisso la mia piega, poi prendo solo qualcuno
dei capelli che ho già girato proprio per non dare un aspetto bambola, ma solo qualcuno più piccolo in mezzo agli altri, e vado a fare la stessa cosa utilizzando la temperatura 1 su un capello come il mio, quindi riccio, non vado assolutamente a fare danni, e poi permetto lentamente ai capelli di rimanere ancora più in piega. Aria fredda. Ok, ora adesso proseguo su tutta la mia testa, prima da una parte e dall'altra, poi vi faccio vedere come rifinisco la piega con le mani. Allora, volevo farvi vedere adesso nella parte alta qual è l'altro movimento che faccio. Allora, prima di partire con arrotolare le ciocche all'esterno, nella parte alta mi do un po' di volume girando invece verso l'interno della mia capigliatura, solo sulla radice. Vedete, anche se non avete tanta manualità, praticamente il Dyson adesso la attorciglio all'esterno dopo averla prima attorcigliata verso l'interno, solo qui nella parte alta, perché a me piace proprio che le onde siano. Sto arrotolando adesso le ciocche della parte alta della testa, verso l'interno. Eccolo qui, sempre per dare volume alla radice. E poi mano a mano che proseguo, praticamente, vedete, io continuo nella mia ritorno di nuovo nella parte bassa ad arrotolarle verso l'esterno, quindi andando nelle direzioni che abbiamo tenuto prima. Nella parte finale della piega non è ancora stata rifinita, ma già vedete la meraviglia di questi boccoli che man mano ho diviso con le mani. Sono arrivata alla parte davanti, ho diviso i miei capelli. Vedete adesso il movimento che faccio sul davanti proprio per dare questo aspetto un po' di piega. Allora, prima verso l'interno vado a tirare, a dare un po' di volume con la spatola rotonda, vedete? Raffreddo. Ora prendo la direzione nell'altro verso, quindi verso l'esterno, e vado con il mio Dyson ad accompagnare il movimento della mano che va verso il basso. Quindi voi non avete neanche bisogno, andate verso il basso e girate lentamente verso l'esterno, quasi come quando vi passate la piastra. Raffreddo, raffreddo, lascio. Vedete che è lui con la sua aria particolare a darvi la piega. Vedete, questa è pazzesca. Facciamo l'altra parte, quindi diamogli di nuovo un po' di volume nel centro. Ok, un po' d'aria fredda. Ora cambio la direzione della mia spazzola, vado verso l'esterno e attorcigo la ciocca. E vado lentamente dall'alto verso il basso con la mia spazzola che invece va verso il basso. Quando arrivo al fondo comincio con l'aria fredda. Lascio. Non dividetela subito con le mani, lasciatela raffreddare. E ora partiamo a fare i movimenti della piega con le mani. Metto ancora un po' di cristalli liquidi di Mater Natura da mezzo capello in giù, non li schiaccio, ma ricordatevi, faccio il movimento che mi interessa fare. Vedete la lucentezza già dei capelli? Ne metto ancora un po' di là. Non c'è bisogno di spume, di lacche, perché vi posso dire che i capelli durano un sacco, perché l'aria non aggressiva di questo Dyson, vedete, io l'ho lavorato con le mani, ho diviso lentamente i miei torciglioni, vedete, cioè, adesso facciamo quella cosa. Allora passo ancora, però direi, a me non piacciono le ciocche tanto piccole, quindi
Va bene, passo una o due qua sul dietro, verso metà testa, verso l'esterno. Ed ecco qui. Ora prendiamo le nostre mani. Allora, innanzitutto con le mani e il Dyson non vi bruciate, potete dare tutti i giri che volete ai vostri capelli, guardate, guardate, io giro con le mie mani e vado a dargli la piega un po'. A me piacciono molto le onde delle Charlie's Angels, ricordate, sono tanto di moda. Vedete, io lavoro i capelli con le mani, acqua aria calda e aria fredda. Poi vi faccio vedere proprio per fare l'onda. Mi avvicino così vedete. Prendo la mia ciocca che voglio, la attorciglio sulle mani, vedete? Appiattisco e la metto piatta così sulla testa. Poi vado con il mio phon a scaldare. Caldo, scaldo, sempre a temperatura 1, raffreddo tutta la ciocca. Faccio ancora un giro di caldo, 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 raffreddo tutta la ciocca e guardate, lascio, guardate il miracolo di questo phon, cioè vi lascia. Ora ne prendo una ciocca così vediamo di nuovo. La lavoro un po' con le mani, vado a fare il mio torciglione un po' largo, perché se voglio l'onda larga, vedete? Appiattisco, vado a scaldare. Fatelo bene aderire alla testa, raffreddate ancora una volta. Lascio. E vedete, voi avete la vostra onda che naturalmente vi scenderà e avrà questo aspetto di onde pazzesche. Cioè, vedete che non c'è bisogno di molto, basta veramente poco. Ne facciamo ancora una di qua, ne prendo una un po' più piccola, la torciglio verso la testa, piatta. Vedete? Così. L'appoggio, scaldo. Poi più volete l'onda stretta, più fate il girovino stretto, più volete l'onda larga come me. Ecco qua, guardate, guardate la ciocca, la vedete? Cioè, lei vi ha già dato, guardate, poi voi. Più volete dare la vostra, guardate, io giro con le mani, la tengo, la vedete? Caldo, raffreddo, voglio dargli un po' di volume a quest'onda, ci vado dentro, guardate, guardate che meraviglia, vedete? Adesso io ho voluto questa piega a onde voluminosa, ma se voi appunto avete pazienza, vi prendete ogni ciocca, anche un po' più piccoline, vado a fare questo lavoro con le mani, non c'è bisogno di molto. Poi se avete dei capelli che non tengono tanto, voi dopo aver fatto questo, il cerchiolino, prima di lasciarlo andare, mettete un becco d'oca e lo tenete in questa posizione. Ve li tenete per mezz'ora così, poi li lasciate, voi avete queste onde naturali. Adesso io raffreddo il tutto con l'aria fredda. Praticamente fisso la mia piega. Allora, la piega è finita, ho rifinito ancora qualche ciocca, vedete? Farvela vedere anche da dietro, così la vedete nello specchio. È meravigliosa, vedete? Ora diamo ancora un pochettino finale. E direi che siamo a posto.
Questa domenica con voi, questa mattinata, è stata molto bella. Il Dyson è un phon miracoloso. Oramai sono ben 3 anni che fa parte della mia vita e senza di lui è un'altra delle cose che non posso fare a meno, non potevo metterlo tra i preferiti. Diamo un tocco di profumo, di questo buonissimo profumo della Elemis ai frangipane e monoi. Vi distinguerete anche per questo. Vi saluto su queste note del Fong e ve lo consiglio. Un'altra volta proviamo se volete, se vi fa piacere la piegariccia o anche un mosso un po' più dettagliato. A me piacciono queste onde morbide, questi capelli da favola, anche la maschera della Garnier mi ha sorpreso. Bacio a tutte, aspetto un like in questo nuovo anno e aspetto tanta iscrizione al canale. Un bacio a tutte.